tra poco l'inizio della fase 2 in Puglia, al di là delle rassicurazioni del professor Lopalco, i numeri sull'emergenza non sono del tutto convincenti. Leggiamo con grande preoccupazione i dati che la stessa regione ci fornisce, dai quali emergono delle forti preoccupazioni sui tassi di mortalità, sulla grande quantità di contagi che accadono e soprattutto sull'elemento che è quello dei tamponi, che vede la Puglia tra le ultime regioni d'Italia. In Veneto ha funzionato la strategia del tampone a tappeto, quantomeno al personale sanitario. Andrebbe introdotta anche qui? Ma io ho ascoltato nei giorni scorsi anche dichiarazioni paradossali sull'invito ai turisti a venire in Puglia, tanto poi avremmo fatto il tampone a tutti, così ha detto il presidente della regione Emiliano. Io penso che sia più importante porsi la questione grave e seria del fatto che i tamponi e i dispositivi di sicurezza non sono ancora oggi nella piena disponibilità di tutti gli operatori sanitari. Il mese di maggio sarà decisivo per la gestione dell'emergenza. La convince la strategia della regione? Ma sono molto preoccupato, perché se è vero che calano i ricoveri ospedalieri ed aumentano i pazienti da seguire a domicilio, i ritardi anche su questo terreno sono evidenti. Le unità assistenziali che erano state previste da molti giorni ancora non sono pronte.